Ricky Santoro featuring Da Soul. In realtà è RCK, colui che ci fa tutte le sigle dello zoo, e ha preso la base di un jingle e ci ha fatto una canzone insieme a Alan Caligiuri. Vabbè, insomma, bella però, perché mi ha detto Pippo che è al 50° posto della classifica di iTunes. Sì, 51. Yeah. Di quelle scritte in cirillico, però. Vuol dire che ha guadagnato fino ad oggi più o meno 6 euro. No, 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 tanto. Facciamo i complimenti a Pippo Palmieri, la Do Not Records. No, aspetta, aspetta, perché gli ascoltatori devono sapere come funziona. Perché in Italia ci sono tante truffe, no? A parte la banca di Paolo, ma in generale. No, stai scherzando. Stai scherzando. Banca Popolare di Vicenza, saluto, grazie. Basta. Bella. Però la SIAE, per esempio, dovrebbe tutelare gli artisti. In realtà si incula tutti gli incassi degli artisti e all'artista non gli rimane un cazzo. Quando ti rimane qualcosa, ti serve per pagare l'abbonamento annuale che hai con loro. E quindi se ti rimane. Mangono 250 euro, devi pagarli. Questo, Marco, se non ti rimane un cazzo, cosa succede? Metti che ti rimangono 150, te li tengono, te li trattengono, sì, e poi la volta dopo ti ciucciano tutto il resto. Questo diciamo, perché tu guadagni 7 euro all'anno di SIA, io che ne guadagno 18.000, me ne rimangono 17.850. Sì, sì, vorrei proprio vedere. Esentasse. Dai, non fare lo scemo che hai preso una macchina della Madonna. Ma con la SIA me la sono comprata. Sì, sì, bella. A proposito, perché sopra i 30 gradi lo start and stop non funziona? Basco, perché va in vacanza pure quello? È un miracolo che si accende quella macchina. Fabio, hai la macchina, hai comprato la macchina più brutta della storia. È una roba. Non è vero, non è vero. Ma perché a te risulta che lo start and stop sopra i 30 gradi o sotto gli zero non funziona? Questa è una leggenda. Ma è la tua, macchina? Veramente. È la tua macchina che è una merda. Ma come? Se ti togli un pelo bianco, te ne escono 7. Allora, ascolta, io ho schiacciato il pulsante eco, ho gridato e il suono non è rimbalzato. Già quello non funziona. Non è apparso Umberto Eco neanche dietro. Non so. Marto, ma come cazzo fai? Ma le scegli solo è tu? Stupenda, cioè. Marto. Ma bellissima, wow, bellissima. Poi sicuramente durerà molto quella macchina, come tutte le altre. Pensa, sì, gliel'hanno consegnata sotto casa con le chiavi e sono scappati via. Esatto. Prima che ci ripensa. Se l'hai trovata accesa sotto casa e non gliel'ha rubata nessuno. Effettivamente il tizio che me l'ha venduta, Claudio, che saluto di Renord, non risponde. Ha cambiato numero. Non risponde più al telefono. Ci credo, prima che ci ripensi. Era la sua. Vabbè. Ma voi vi ricordate, allora, vabbè, insomma, gli ascoltatori non lo sanno, ma pochi giorni prima della reunion famosa che abbiamo fatto insieme a tutti, ah, sì, gli ex zoo, abbiamo fatto una cena a casa mia, no? Fabio si è incendiato come non. Guarda, io non ho mai visto nessuno ubriaco così. Ha fatto una retro, ha smontato il cancello di casa e fa la uscita davanti. Allora, Marco, quando uno ti chiede di frullare una bistecca per com'è, sta bevendo e basta. Cioè, ti deve far capire. Cioè, l'unico che si è seduto a tavolo e si è bevuto il contorno, cioè. Sì, però, il problema è che hai frullato anche le Marlboro. Cioè, ma che bello è stato, che serata da maschi, vero maschio? Maschio. Un po' di rimpianti, però, effettivamente. Ciao a tutti, sono Mr. Lobo Lobo. Buongiorno. Sì, salve. Voglio scoparmi Billy Costa Curta. Sì, questo lo sapevamo. Questa è una missione di vita. Se no ce lo voglio ciucciare a tacconi. No, senta, lasci stare il buon tacco. Adesso anche un po' di pissing. No! Con schillaci. Con schillaci. Totò. Te voglio pesciare in testa. No, senta, scusa, non è onorevole. Quello le fa sparare. Poi ti do i bacini. No, ma che schifo. Quindi c'ho nella graduatoria c'ho. Sì. Allora, me voglio Costa Curta, me voglio ficcare a Billy Costa Curta, roba proprio. Sì. Ricordate che mi chiamano Mr. Lobo Lobo. Sì. Quindi proprio io ti allaccio le scarpe con la lingua. Sì. Mentre ti abbassi i pantaloni, che mi piace fare. Sì. Poi voglio. Tacconi. Voglio mangiarlo a tacconi. Ma perché? Proprio ti metto le posate sulla pancia. No. Sì, questa pancia lunga che è lunga. Ma non ha la pancia lunga. No, pancia minchia, deve essere tutto lungo. Ma non è tutto lungo. Io ho fatto la doccia con. C'ha tre gambe e due piedi. Ma io ho fatto la doccia con tacconi, non è particolarmente dotato. Hai fatto la doccia con tacconi? Sì. Ma mi scusi, lei si fa chiamare Mr. Lobo Lobo, il vero maschio. Ma mi scusi, ma una serata da maschio per noi è. Minchia. Allora, una serata da maschio vero? Tre puttane. Cioè, delle belle fighe. Che cosa, scusa? Whisky. Tre mignotti, insomma. È che siamo ricchioni. Che... No. La serata tipo deve essere. Allora, litri e litri di olio Volaz. Okay. Olio Volaz. Poi ci passiamo la somatolina, belli. Tutti... Oh. Le alghe di Guam, accendiamo sta televisione. Sì. Minchia, ci spariamo real time. Bello. Cuciniamo con Raffaella, che è un programma da maschio. C'ho la pelle d'oca. Ieri ci siamo messi in tre mentre ce lo massaggiavamo. Senta, ma invece un bel bunga bunga
con Iris Berardi. Non so chi cazzo sia. La ragazza del era una che era a casa di Berlusconi. Che siamo ricchioni. Ah, no, tutto si può dire di Silvio. Che c'ho il giubbotto di pelle con dietro il falco. Qual è? Mi scusi, signor maschio, Lobo Lobo. C'ho la Jeep, c'ho io. Qual è proprio l'abbigliamento tipico da maschio vero, da uomo? Allora, camicia flanella. Sono 37 gradi. Cardigan azzurro. Azzurro. Bello. Azzurro. Sì. Ma un pantalone color pesto. Classico. Con mocassino con i lacci. Dai, marrone. Mocassino. Lacciati con la lingua, ovviamente. Sfrangiato. Sì. Poi sì. Con risvolto che fa vedere la caviglia e il tatuaggetto di Hello Kitty. Non è molto maschile. Diciamo che nel mio ambiente è un must. Ma senti, invece una bella canottiera nera con un'aquila tatuata sul braccio. Ma che cosa siamo a Gay Pride? Cioè. Cosa devo fare? Dai, per cortesia, voi non capite un cazzo di cazzi. Scusi. Come si permette? Scusi. Venire a fare. Stasera c'ho il torneo di Shanghai coi cazzi. Ah, bello! Quindi bello. Sono tutti di colori diversi, ai quali si segnano diversi punteggi. C'è il mio amico Muletto. Poi c'è Cina Town. Quello da 10 punti di che colore è? No, 10 punti li ho presi io di sutura ieri. Ah. Abbiamo avuto una discussione. Comunque, ciao a tutti. Arrivederci, signor Lobo Lobo. Ricordati, Billy, che te lo voglio ficcare. No. Arrivederci, signor Maschio. Salve. Ciao. Ragazzi, abbiamo 30 secondi di pubblicità e ci colleghiamo con Marcello Trabello.